Quando una persona ha bisogno di aiuto si fa qualsiasi cosa per aiutare, no? Anche se è una persona che non si conosce, però se io mi trovassi in una situazione del genere vorrei che qualcuno mi aiutasse a sua volta e quindi ci si dà una mano a vicenda, no? Si scrive per terra, sui muri, appoggiati a qualsiasi cosa pur di riempire un modulo e far parte di questa banca dati mondiale dei donatori di midollo osseo. Estrai il tampone. Perfetto, la procedura è in maniera energica, guancia destra, guancia sinistra, e un po' sulla lingua e un po' la gengiva. 30 secondi. Questa è la solidarietà degli aretini, questa è la risposta ad una mamma, all'appello di una mamma raccolto peraltro da un'amica e diffuso sui social network, ammalata di leucemia. Diciamo grazie a tutti, ai medici, a voi tutti, a tutte le persone che sono venute qua a aiutarci. Non solo alla Bianca, che anche a altre persone che avranno bisogno comunque. La patologia bianca è purtroppo una patologia con cui abbiamo spesso a che fare, una leucemia acuta, in cui il trapianto di midollo osseo è la terapia di scelta. Noi in Toscana abbiamo tre centri trapianti di midollo per adulto, che sono a Firenze, Siena e Pisa, e uno per pediatrico che è presso l'ospedalino Meyer di Firenze. Normalmente abbiamo circa su 250 persone che ogni anno iniziano la ricerca nella Banca Mondiale nella speranza di trovare un donatore perfettamente compatibile. Da domani che cosa accade? Tutte le persone che hanno donato verranno registrate nella banca dati e saranno possibili donatori non solo per la Bianca ma anche per tutto il resto dei pazienti, insomma, in attesa di trapianto.